È normale che queste prestazioni ti fanno ben sperare, perché è un periodo che, come vi avevo già detto, secondo me la squadra stava facendo bene. Oggi c'è stata una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Secondo me potevamo, magari la gestione della palla poteva essere fatta meglio, però credo che la vittoria sia meritata e che abbiamo visto un Potenza, secondo me, che ha fatto una grandissima partita. Abbiamo fatto purtroppo alcune partite che, dove non abbiamo meritato gli applausi. Ma credo che oggi loro hanno risposto e i ragazzi gli hanno dato una grossa vittoria, quindi entrambi meritiamo un applauso. Una dedica particolare per questa vittoria. No, ma credo che ai ragazzi, perché abbiamo vissuto tanti momenti altalenanti, Potenza che quest'anno purtroppo era partito anche con altre ambizioni e credo che con la sofferenza, col lavoro e con la voglia di arrivare a questa vittoria, penso che sia questa, diciamo, la dedica più importante a questi ragazzi che si meritano questa vittoria. Credo che oggi sia mancata un attimino la qualità di palleggio solido che ci contraddistingue. Abbiamo sbagliato, secondo me, un po' troppo in termini proprio di passaggi. Abbiamo fatto un discreto primo tempo dove le occasioni da gol sono state paritarie. Basta ricordare il palo di Jacopo. Sì, convengo che il primo tempo è stato un buon primo tempo. Secondo tempo ci siamo, secondo me, adattati troppo al tipo di partita. È diventata una partita molto sporca dove non siamo riusciti a far emergere le nostre qualità. Siamo andati a giocare sulle loro seconde, non abbiamo avuto quella qualità che ci contraddistingue solitamente. Questa è una partita che sentivamo, la sentivamo molto e grazie a Dio l'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta meritatamente con una squadra che non voleva assolutamente mollare e per cui bravi, veramente bravi ragazzi. Ma ci mancano 2 punti, dopodiché ci mettiamo tutti più tranquilli e possiamo pensare a qualcosa di più se arriva nelle rimanenti partite.